non solo la classica fiera di ottobre, ma un intero mese dedicato a manifestazioni, eventi, incontri per, crediamo, far rinascere un po' Favara. Si parte proprio da oggi con questa splendida iniziativa del raduno delle Vespe, che hanno visto qui a Favara e poi in giro per diverse strade della provincia e non solo almeno 100 appassionati della classica due ruote. Un appuntamento che apre, come dicevamo, questo mese di ottobre a Favara. Il sindaco Antonio Palumbo, oltre che amministratore e quindi organizzatore degli eventi, anche appassionato vespista. Eh sì, è una mia passione da sempre. Non potevamo non aprire oggi con questo evento, che è il primo del mese d'ottobre, con gli amici del club Pirandello, con gli amici del club di Canicattì, abbiamo organizzato questa splendida giornata. Siamo partiti da Canicattì girando per Serra di Falco, Monte d'Oro, Mussumeli. Abbiamo fatto una tappa obbligatoria alla Stella di Rivatino ricordando il magistrato martire ucciso dalla mafia. Stiamo venendo a Favara con una visita guidata al castello. Mai canzone più mitica è stata quella di Cesare Cremonini, che elogia il vostro due ruote, ovvero la Vespa. Cos'è, un amore smisurato? Sì, infatti è un amore smisurato, la passione per la Vespa. La Vespa nasce nel 1946, dopodiché nel 49, subito dopo, nascono i Vespa Club. Appunto questa associazione che annovera tutti gli appassionati vespisti. Adesso abbiamo festeggiato i 75 anni di questa associazione e praticamente il risultato è che praticamente la Vespa, che ha unito tante generazioni, si ritrova nell'accomunare la passione sia di persone anziane che di giovani, e questa è una cosa veramente, veramente interessante, e il risultato è quello che vedete qua in giro. Adesso tocca a noi, festeggiamo i 10 anni del Vespa Club Canicattì. È stata veramente una giornata intensa, una giornata piena, una giornata dove abbiamo percorso le strade non solo dell'Agrigentino ma anche del Nisseno. Infatti la nostra tappa, partendo da Canicattì, abbiamo fatto Canicattì, Monte d'Oro, Serra di Falco, Bombenzieri, Mussomeli, abbiamo visitato il castello di Mussomeli, poi siamo scesi da Acquaviva Platani per arrivare alla stella del giudice Rosario Livatino e poi fermarci qui a Favara. In due parole, che vuol dire amare la Vespa? Amare la Vespa è una passione che non si può descrivere, si provano emozioni, sensazioni uniche. Il bello della Vespa è l'aggregazione, l'amicizia e la fratellanza. Due anni di pandemia, riprendiamo un'attività, quello del mondo del Vespa Club, che praticamente avevamo lasciato nel 2019 con l'ultimo raduno, e ripartiamo oggi, un bellissimo raduno che in collaborazione con il Vespa Club Canicattì ospitiamo più di 200 vespisti che vengono anche fuori dalla Sicilia, e più lontani vengono da Torino. Con oggi apriamo il calendario degli eventi del mese di ottobre. Domenica 2 ospiteremo il raduno provinciale degli arbitri organizzato dall'AIA di Agrigento, dove la mattina ci faranno una preparazione atletica a campo sportivo per poi continuare la parte teorica all'interno del Castello Chiaramontano. Continueremo ancora con diverse attività, la prima notte bianca organizzata in via Capitano Callea sabato 8 di ottobre, dove darà vita a quanti ne vogliono partecipare, di divertirsi in liberi, spensierati, lontani da questi 2 anni di pandemia. Continueremo il 16 di ottobre, domenica 16 ottobre, con una raccolta di materiale scolastico in collaborazione con l'AIDO da destinare alle famiglie bisognose della città, per poi riprendere la classica fiera di ottobre.